Jai, Hare Krishna, benvenuti all'ascolto dello Srimad Bhagavatam. Siamo all87 serata di questo studio. Ringraziamo i devoti per questa possibilità di condurre questa lettura in questo meraviglioso tempio. E Ringraziamo Gabriele che si permette di, di poterlo far ascoltare online. <silence> Kunja Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Janavallabha Jai Gopi Janava, Lava, giri waro dadhe yashodana nandana vrajahanaranjana yashodana nandana vrajahanaranjana yamunati ra vannachari yamunati ra vannachari yae radha madho kunja bihare jai radha madhava kunja bihare jai gopi janavallava girivara dhari jai gopi janavallava girivara dhari Dana Rajajana Rajana Yamuna Tira and one Yamuna Tira, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama. Hare Hare Krishna Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Jai Radha, Rada Sundara Radha, Rada Sundara Radha, Rada Sundara, Sundara Sri Jai Radha. प्रजा सुंदर राधा रजा सुंदर राधा रजा सुंदर श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलादेवा जय सुभद्र जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलादेव जय सुभद्र Nitayo Gaura Nitay, Gaura Nitay, Gaura Sushi Gaura Nitay, Jayo Gaura Nitay, Gaura Nitay, Gaura Nitay, Sushi Gaura Nitay, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Srila 여유 브라보 빠다, 여유 브라보 빠다, 브라보 빠다, 스리러 브라보 빠다, 하리보, 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 끌어 하리보, 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 끌어 하리보. वल्लभाजय सुंदर की जय श्री श्री जगन्नाथ वल्लभाजय श्रीमती सुभद्रामा हरण की जय श्री गौड़न की जय की जय श्री भारतीय सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय श्री प्रभुपाद की जय ओम परम गुरुवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ वासुदेवायज्ञानातिमिरं धास्याज्ञानञ्जनशलखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतालय श्रीमते भक्तिवेदंतस्वामी तीनामिनी नमस्ते सरस्वतीदेववाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद गाजधार श्रीवास आदिगौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे

Siamo al secondo canto, ottavo capitolo, intitolato Le domande del re Pariksit. Come è nostra abitudine, prima leggiamo tutti i versi, solo la traduzione del capitolo, così impariamo bene, e poi verso per verso con la spiegazione. Le domande del re Pariksit. Dal primo verso, il re Parikshit chiese a Sukadeva Goswami, in che modo Nardamuni, il cui uditorio è tanto fortunato quanto quello di Brahma, descrisse le qualità trascendentali del Signore che non ha qualità materiali e in presenza di chi parlò? Il re disse, vorrei conoscere i racconti relativi al Signore, che possiede potenze meravigliose. Questi racconti sono certamente benefici per gli abitanti di tutti i pianeti. O Sukadeva Goswami, tu che sei così fortunato, ti prego, continua il racconto dello Srimad Bhagavatam, affinché i miei pensieri possano fermarsi su Krishna, l'anima suprema. Allora, libero da ogni influenza materiale, potrò lasciare il corpo. Coloro che con grande serietà ascoltano assiduamente lo Srimad Bhagavatam vedranno molto presto Sri Krishna, la persona divina, manifestarsi nel loro cuore. Nella sua manifestazione sonora, quella dello Srimad Bhagavatam, Sri Krishna, l'anima suprema, entra nel cuore del devoto realizzato e si siede sul fiore di loto della sua relazione d'amore, purificando il cuore del devoto dalla polvere che si è accumulata a causa del contatto con la materia. Cioè la lussuria, la collera e la cupidigia. La sua azione è dunque paragonabile a quella della pioggia d'autunno che purifica gli stagni fangosi. Un pur devoto del Signore, il cui cuore è stato purificato con la pratica del servizio di devozione, non lascia mai i piedi di lotto di Sri Krishna, perché ne è completamente appagato come potrebbe esserlo un viaggiatore felice di ritornare a casa dopo un faticoso viaggio. O saggio Brahmana, per la sua natura spirituale, l'anima è differente dal corpo materiale. Si riveste di un corpo secondo la, una legge stabilita o il corpo è dovuto al caso. Tu che conosci queste verità, abbi la bontà di spiegarmele. Se Dio, la persona suprema dal cui addome cresce un fiore di loto, possiede un corpo di dimensione adatta alla sua grandezza, quale differenza specifica esiste tra il suo corpo e quella dei comuni esseri individuali? Brahma, che non ha alcuna origine materiale perché è nato dal fiore di loto che cresce dall'ombelico del Signore, è il creatore di tutti coloro che nascono in un corpo di materia. Il Signore con la sua misericordia arriverà a Brahma. La sua forma trascendentale. Ti prego, spiegami anche come Dio, la Persona Suprema, non è toccato dalla sua energia esterna, nonostante abiti nel cuore di ogni essere come l'anima suprema e come padrone di ogni energia. O saggio Brahmana, mi è già stato spiegato che tutti i pianeti dell'universo, con i rispettivi esseri celesti incaricati di amministrarli, sono situati sulle differenti parti del gigantesco corpo del Virat Purusha. Mi è stato insegnato inoltre che i diversi sistemi planetari sono contenuti nel gigantesco corpo del Virat Purusha. Qual è dunque la loro vera posizione? Potresti spiegarmelo? Ti prego, istruiscimi anche sul tempo che intercorre tra la creazione e la distruzione, sulla durata delle creazioni secondarie e sulla natura del tempo, che si misura in passato, presente e futuro. Ti prego, rivelami anche come si misura la longevità degli esseri che abitano i diversi pianeti dell'universo, gli esseri celesti, quelli umani e gli altri esseri. Ti prego, dimmi inoltre, tu che sei il più puro tra i Brahmana, no? perché il tempo si divide in misure differenti, alcune corte e altre lunghe. Spiegami l'inizio del tempo che segue lo svolgimento dell'azione. Ti prego, descrivimi anche come le conseguenze degli atti, accumulate in proporzione variabile sotto le tre influenze materiali, agiscono sull'essere vivente animato da desideri e lo fanno elevare o degradare nelle diverse specie viventi, dagli esseri celesti fino alle creature più insignificanti. O migliore tra i Brahmana. Descrivi anche la creazione delle galassie dell'universo, la formazione delle quattro direzioni celesti, dello spazio, dei pianeti, delle stelle, delle montagne, dei fiumi, dei mari e delle isole, e la manifestazione delle creature che li popolano. Ti prego anche di descrivermi ciascuna delle divisioni dello spazio che si estende all'esterno e all'interno dell'universo la personalità e le attività delle grandi anime e le caratteristiche proprie di ogni gruppo sociale e spirituale della società. Ti prego, istruiscimi sulle ere che si succedono nella creazione e sulla loro durata. Parlami anche delle attività che le diverse manifestazioni del Signore compiono durante le differenti ere. Spiegami anche quale deve essere la scelta religiosa comune a tutti gli uomini e descrivimi i doveri religiosi propri di ogni occupazione, le divisioni della società in diversi ordini, specialmente quello dei dirigenti regali, e i principi religiosi destinati a coloro che possono trovarsi nella sofferenza. Abbi la bontà di spiegarmi tutto ciò che riguarda i principi elementari della creazione, il loro numero, la loro origine e il loro sviluppo e inoltre la via del servizio di devozione è quella che permette di acquisire i poteri soprannaturali. Quali sono le perfezioni raggiunte dai grandi yoghi e qual è la loro realizzazione più elevata? In che modo lo yogi perfetto giunge a distaccarsi dal corpo astrale? Qual è l'insegnamento essenziale di tutte le scritture vediche? Compreso il supplemento dei Purana e la parte storica rappresentata dagli Itihasa. Ti prego, spiegami come gli esseri viventi sono generati, mantenuti in vita e infine annientati. Insegnami anche i principi favorevoli e sfavorevoli alla pratica del servizio di devozione offerto al Signore. Parlami dei riti vedici e delle ingiunzioni relative ai riti vedici supplementari. Quali sono le vie della religione, dell'acquisizione di ricchezze e del piacere dei sensi? Ti prego di spiegarmi come furono creati gli esseri viventi, quando si trovavano allo stato non manifestato nel corpo del Signore, e come gli empi vennero in questo mondo. Parlami anche di quegli esseri che non sono condizionati. Poiché la sua indipendenza completa, la Persona Suprema e Assoluta gode dei suoi divertimenti attraverso la propria potenza interna, poi gli abbandona la potenza esterna al momento della distruzione, egli è il testimone di tutto. O Grande Saggio, tu che parli in nome del Signore, abbi la bontà di soddisfare la mia curiosità riguardo a tutto ciò che ti ho domandato. E anche a tutto ciò che ho potuto dimenticare di domandarti dall'inizio del nostro dialogo. Io mi abbandono a te e ti prego di illuminarmi perfettamente con la tua conoscenza. O grande saggio, tu sei uguale a Brahma, il primo essere creato. Gli altri si attengono alla tradizione, sull'esempio dei filosofi teorici che li hanno preceduti. O saggio Brahmana. Poiché mi piace ascoltare il messaggio dell'infallibile persona divina che scorre dall'oceano delle tue parole, non sento nessuna stanchezza nonostante il mio digiuno. Sutta Goswami disse. Sukadeva Goswami fu molto contento che Maharaj Pariksit lo avesse invitato a parlare all'assemblea dei devoti su argomenti che riguardavano Sri Krishna. Egli cominciò a rispondere alle domande di Maharaj Pariksit. Dicendo che la scienza di Dio, la Persona Suprema, fu dapprima trasmessa a Brahma dal Signore stesso alla nascita di Brahma. Lo Srimad Bhagavatam è il supplemento dei Veda e concorda perfettamente con l'insegnamento vedico. Egli si preparò quindi a rispondere a tutte le domande che il re Pariksit gli aveva rivolto. Il re era il discendente più illustre della dinastia Pandu. Ed era dunque in grado di rivolgere domande pertinenti alla persona che poteva rispondere in modo adeguato. Quindi riprendiamo dal verso quindicesimo. Bu patala kakup vyoma graha nakshatra bubritam saritsa mudrad vipanam sambhavas chaitad okasam o migliore tra descrive Descrivi anche la creazione delle galassie dell'Universo, la formazione delle quattro direzioni celesti, dello spazio, dei pianeti, delle stelle, delle montagne, dei fiumi, dei mari e delle isole, e la manifestazione delle creature che li popolano. Spiegazione di Sua Divina Grazia. Abhai Charan Arvinda bhakti Maharaja Prabhupada. Le creature della terra vivono in ambienti molto diversi e sono differenti e sono tutte differenti le une dalle altre. Quelle che popolano la terra ferma, per esempio, sono diverse da quelle che popolano il cielo o il mare. Similmente, gli abitanti dei pianeti e delle stelle che punteggiano il cielo sono differenti gli uni dagli altri. Secondo la legge del Signore, nessun luogo è deserto, ma le creature variano da un luogo all'altro. Anche nell'ambito della specie umana si potranno notare alcune differenze tra coloro che vivono nelle foreste o nei deserti e coloro che abitano nelle città e nei villaggi, poiché le influenze della natura materiale conferiscono a ciascuno particolari segni caratteristici. Le leggi della natura non agiscono in modo cieco, ma rientrano in un vasto disegno molto preciso. E Maharaja Pariksit domandò al grande saggio Sukadeva Goswami di rivelargli questo disegno basandosi su una comprensione proveniente da fonte autorizzata. Anche noi, no? Tante volte ci siamo chiesti: come nascono le montagne? Perché noi vediamo la pianura pensiamo, beh, fare la pianura è facile, ma fare quelle montagne come, come si sono fatte. Ovviamente noi siamo su un pianeta molto grande e non è uno dei più grandi, nemmeno della nostra galassia, non è uno dei più grandi quindi dell'universo, ma è molto grande per noi che abitiamo questo pianeta. E se noi lo guardiamo in proporzione, se noi costruiamo prendiamo un mappa mondo, lo guardiamo in proporzione, vediamo che quelle decine di migliaia di chilometri del diametro, rapportate alla superficie, una catena montuosa come l'Himalaya, che è circa 9 chilometri, sulla superficie è quasi invisibile. Quindi ci vuole poco. Per un corrugamento della crosta terrestre e formare montagne. Ci sono delle parti dei Veda che parlano di quello che gli studiosi archeologi, i geologi, chiamano la Pangea, la pangea quando secondo alcune teorie loro, che nascono da osservazioni fatte sulla distribuzione delle specie viventi comuni ai vari continenti tipo l'America del Sud con l'Africa o con altre parti dell'Asia o del Nord, con altre parti dell'Eurasia, dell eh, sono arrivati alla conclusione che prima, che centinaia di milioni di anni fa, la Terra, cioè i continenti, erano assemblati a formare un'unica un massa circondata dall'acqua. E sono le parti dei Veda che parlano anche di questo. Si parla di, dei, continenti, dei continenti quando erano uniti, quello che noi ora chiamiamo Pangea. Quindi nei Veda c'è tutta la conoscenza. Ovviamente le scritture che noi abbiamo si dice che per leggere i Veda ci vuole tutta la vita, poi non basta leggerli perché anche solo lo Srimad Bhagavatam, che è circa 18.000 versi, più o meno, per notare tutti i gioielli di conoscenza, per estrapolare, per ricavare tutta la conoscenza che c'è in questo Purana, che è uno dei 18 Purana maggiori, sono sei in virtù, sei in passione, sei in ignoranza, ricordiamo, no? Quindi questo fa parte delle Purane in virtù. E quindi eh, anche solo raccogliere tutti questi gioielli di conoscenza in questo Srimad Bhagavatam, bisogna leggerlo e rileggerlo attentamente parecchie volte. Eh, perfino i devoti, dall'animo molto puro, riescono a notare alcuni passaggi solo dopo decine di volte che l'hanno letto. O amici devoti che me l'hanno con confermato. Possiamo fare l'esempio, qualche volta ho fatto l'esempio, di, di un percorso dentro al letto di un ruscello. Il fiume, alla sorgente, diventa prima torrente, poi ruscello, e arriva alla sorgente in cima alle vette dei monti. E camminando in questo ruscello, poiché l'acqua scava. La, le, le coste della montagna attraverso i suoi affluenti vari, li riunisce nel ruscello, poi nel torrente e nel fiume, e porta giù anche a volte pietre preziose o scaglie di oro o gemme varie, addirittura piccole o grandi pepite di oro, a seconda delle zone. Anche in Italia noi abbiamo dei fiumi che sono ricchi di oro, e c'è gente che ha esperienza per andare a cercarli, sa dove cercare e anticamente tutti i re avevano questa conoscenza e mandavano i loro emissari a cercare l'oro e le grandi civiltà del passato erano ricche di oro e questo oro lo ricavavano dai fiumi principalmente e a volte dalle miniere quando trovavano delle vene scavavano addirittura direttamente nel terreno seguendo la vena dell'oro quindi camminando su questo ruscello L'esperienza si parte da ignoranti e poi osservando, oppure in compagnia di qualche maestro che insegna, qui abbiamo Prabhupada, che ci insegna attraverso queste scritture, noi possiamo raccogliere queste gioielli, zaffiri, rubini, varie pietre preziose. E ci sono veramente, solo che tante volte, senza conoscenza, percorriamo e camminiamo sopra quei piedi. E crediamo di essere arrivati alla vetta. Invece dobbiamo tornare indietro, rileggere e, ri e rivedere, guardare bene, studiare con attenzione il Bhagavatam e tutte le scritture in modo da raccogliere tutti i gioielli che sono sparsi sul percorso. Altrimenti non basta leggere e credere di essere arrivati alla vetta, c'è sempre da imparare. Così. Noi vediamo, appunto, i Veda si danno tutta la conoscenza. Si parlava prima della Pangea, ci sono menzioni della Pangea nei Veda, e ovviamente si va indietro di centinaia, di milioni di anni. E tutti questi Veda qui, che non basta una vita per studiarli a fondo, tutti i Veda, eh, fanno parte della conoscenza solo di un giorno di Brahma. In, questi, in questo Srimad Bhagavatam si parla degli avatara principali e questi avatara si sono manifestati solo in questo giorno di Brahma. Noi sappiamo attraverso le informazioni delle scritture che Brahma è a circa metà del suo percorso di vita, quindi ha una cinquantina di anni. In questo giorno di Brahma siamo circa a metà, siamo al settimo manu. Ogni giorno di Brahma ci sono... 14 Manu, e ogni Manu, il regno di ogni Manu, dura più di 300 milioni di anni. Manu è un essere celeste, non è un essere di questo mondo, è un essere umano, è il padre dell'umanità. Manu, il padre dell'umanità. E da Manu sono stati scritti i codici per l'umanità, i codici e le leggi per l'umanità. Manava Dharma Shastra o Manu Samhita. E altri saggi hanno scritto degli altri, degli altri codici per l'umanità, simili o compl e complementari, gli Arta Shastra. Quindi il grande re Maharaja Pariksit vuole sapere, o grande osservatore, Pariksit significa colui che guarda intorno, Pariksit, colui che guarda intorno per un evento particolare che ha visto il signore Krishna, il signore Vishnu da piccolo, la bellezza del signore Vishnu, Krishna, che l'ha protetto nel grembo quando era ancora un, un feto nel grembo di sua madre, e perciò gli è rimasta impressa questa bellezza. E lui Parikshet perché si guarda intorno e cerca questa bellezza. Ovviamente ognuno di noi ha dei riflessi della personalità suprema. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Krishna, ma nessuno è pari a Krishna e nemmeno superiore. E Maharaj Parikshit a un certo punto della sua vita è riuscito a distaccarsi in un certo modo, l'abbiamo seguito attraverso questa lettura del Bhagavatam, e qui appunto sta facendo domande, perché ora cerca quella fonte delle sue ricerche della vita. Ha molte domande e qui le vediamo. E ha trovato la persona più adatta per rispondere, come dice uno degli ultimi versi di questo capitolo. Trovato in dei Goswami la persona adatta a rispondere. Quindi vuole sapere come sono formate le montagne. Adesso lo sappiamo: i fiumi, i mari, le isole e così via. I pianeti e le stelle, le galassie e così via. Verso 16. Ti prego anche di descrivermi ciascuna delle divisioni dello spazio che si estende all'esterno e all'interno dell'universo, la personalità e le attività delle grandi anime, e le caratteristiche proprie di ogni gruppo sociale e spirituale della società. Spiegazione di Srila Prabhupada. L'atteggiamento di Maharaj Pariksit è quello di un vero devoto di Krishna. Infatti, Egli vuole veramente cogliere l'intero significato della creazione del Signore. Vuole conoscere lo spazio che si estende all'interno e all'esterno della forma universale. Chiunque aspiri veramente a raggiungere la conoscenza deve sapere tutto su questo argomento. Per coloro che credono che i Devoti del Signore si accontentino di una ricerca sentimentale, le domande di Maharaj Pariksit costituiscono una buona lezione. Perché dimostrano loro quanto un pur devoto del Signore sia desideroso di conoscere le cose nella loro vera perfezione. Gli scienziati moderni non sono in grado di conoscere nemmeno lo spazio contenuto all'interno dell'universo, che dire di quello che si estende al di là dei suoi limiti. Inoltre, Marat Parikshit non si accontenta di una conoscenza materiale, ma vuole anche essere informato sulla personalità e sulle attività delle grandi anime, i devoti del Signore. Così le glorie del Signore e dei suoi devoti formano l'oggetto di tutto l'insegnamento contenuto nello Srimad Bhagavatam. Sri Krishna rivelò l'intera creazione universale a sua madre quando lei, completamente affascinata dal suo figlio, guardava nella sua bocca per vedere se il bambino avesse mangiato della terra. Così i devoti del Signore, per la sua misericordia, sono in grado di vedere l'universo intero manifestato nella sua bocca. Un'altra questione sollevata in questo verso riguarda il principio stesso della divisione sistematica della società in quattro varna, gruppi sociali, e quattro ashrama, gruppi spirituali, sulla base delle qualità acquisite da ogni individuo. Queste divisioni sono paragonabili alle diverse parti del corpo la testa, le braccia, il ventre e le gambe, che sebbene non siano differenti dal corpo, sono soltanto parti di esso. Questo è il principio scientifico su cui si basa l'istituzione dei quattro Varna e dei quattro Ashrama. Questo sistema sarà giudicato valido solo nella misura in cui permette all'uomo di sviluppare il servizio di devozione al Signore. Per esempio, Ogni persona impegnata al servizio dello Stato, incluso il Presidente, fa parte integrante dello Stato. Ciascuno serve dunque il governo, ma nessuno può dire di essere il governo. Analoga è la posizione di tutti gli esseri individuali nel governo del Signore Supremo. Nessuno può pretendere di occupare la posizione assoluta del Signore, ma è dovere di tutti gli esseri servire l'interesse del tutto completo e Supremo. Sono bellissimi passaggi in questa spiegazione. Qui della Prabhupada praticamente incoraggia i devoti a studiare profondamente, attentamente. Un'ingiunzione vedica è quella di, da, di non dare la conoscenza vedica ai sudra. Perché c'è conoscenza per il Sudra, conoscenza per il Vaisha, conoscenza per il Kshatriya e conoscenza per il Brahmana. Gli Kshatriya sono quasi dei Brahmana come conoscenza. Ovviamente hanno tendenze diverse, ma devono avere una conoscenza quasi brahminica per poter agire nel modo, nel modo opportuno nelle varie situazioni. Per questo hanno i Brahmana che li insegnano, insegna perché i Brahmana hanno tendenza a studiare, approfondire e, a, e si dedicano allo studio. Gli kshatri invece devono proteggere la società, devono combattere quindi contro, contro invasioni dannose, contro diciamo, i nemici. Poi bisogna capire cosa sono i nemici. Comunque, diciamo semplicemente, devono difendere la popolazione e il regno, la loro stessa esistenza e l'esistenza degli altri esseri, degli altri abitanti del regno. Quindi loro si devono tenere allenati, e devono studiare le arti del governo, la scienza del governo, del saper governare, le ingiunzioni per governare. Infatti, Marazzi Parishi chiede: spiegami quali sono i doveri per ogni occupazione, per ogni varna specialmente per quella regale, per quella di chi deve governare, perché è molto importante, dopo la testa, le braccia, perché le braccia difendono il corpo. Se uno ha le mani in tasca o legate dietro e cade, batte la testa, in modo molto dannoso, pericoloso, può essere anche mortale. Quindi una società per difendersi deve, ha bisogno delle braccia. E chi vuole tagliare le braccia? e tenere solo la testa o solo la pancia e le gambe, è una persona che agisce in modo sconsiderato. Servono le braccia. Questo è stabilito dal Signore Supremo. È un'organizzazione molto logica. Ognuno ha un corpo e si difende. E devi, ha il diritto di difendersi, di difendere il corpo. Quindi bisogna studiare in modo approfondito la conoscenza vedica, data e sudra, che non hanno capacità intellettive. Intellettive vuol dire leggere dentro alle istruzioni, è dannosa. Quindi, non tutti sono portati per, fare, per acquisire in modo profondo la conoscenza e per diffonderla. Anzi, possono diffondere delle informazioni svianti, fuorvianti. E quindi possono far scelte o spingere altri a fare scelte fuorvianti per la loro vita. E questa vita coinvolge anche gli altri. Ora, lasciando stare la politica, diciamo appunto che è importante conoscere le scritture profondamente. È importante studiarle in compagnia di devoti. Perché da soli, senza maestri, è come percorrere un ruscello, questo ruscello, camminare, calpestare le pietre preziose, le gemme, le pepite. E raccoglierne qualcuna e pensare di essere ricco abbastanza di conoscenza, trasponendo l'allegoria, di essere ricchi abbastanza di conoscenza da poterla diffondere e distribuire. Innanzitutto, Kshatriya hanno l'umiltà di voler ascoltare. E il vero Kshatriya è colui che è formato a rispettare il Brahmana e i devoti del Signore, altrimenti si arriva al punto di Marajvena. Marajvena rinnegava l'autorità la, del Brahmana. Marajvena, Ravana e si entra addirittura nel, nelle, nelle qualità demoniache. Ravana aveva una grande filosofia, una grande conoscenza, Kamsa pure, e anche era Nyakashipu, grande conoscenza. Però questa conoscenza non è perfetta, è imperfetta e si allontana dal sentiero, dalla via che porta alla sottomissione a Dio. Quindi c'è una conoscenza sentimentale che non deve essere diciamo l'unica ricerca del devoto, ma ci vuole una conoscenza profonda per noi stessi e anche per gli altri soprattutto. Per non insegnare cose sbagliate e per dare ad altri le risposte adatte come fa Sukadeva Goswami le risposte adatte a coloro che cercano ovviamente non si può dare una conoscenza particolare a chi non la cerca ognuno cerca qualche cosa e si accontenta di, di certe cose altri hanno domande più profonde come Marge Parishet e richiedono risposte più perfette poi qui Vediamo che si parla dei Varna e degli ashram. Le istruzioni del Signore, perché il Signore è assoluto, è l'origine di se stesso, è la persona originale, ovviamente ha una percezione, una comprensione delle cose che non è accessibile a noi. Però sappiamo che la conoscenza spirituale è, se la conoscenza è sempre in espansione finché penetra negli ambiti dell'atmosfera spirituale. Il Veda si accompagna dalla conoscenza materiale alla conoscenza spirituale e le varie tappe della realizzazione di Dio fino al Summum Bonum, la persona suprema Krishna e i suoi avatar. La conoscenza quindi, così come la insegna Krishna, è sempre in espansione per la nostra capacità di percezione, di sviluppo, così come la vita spirituale è sempre in espansione. E quindi noi possiamo considerare le istruzioni del Bhagavatam fino a un punto al quale siamo arrivati noi. Ma non possiamo dire, questo è quello che intende veramente il Signore. Quando, dice alcune, quando fa alcune rivelazioni il Signore, dice, questo è il Brahman, eterno, eh, inesauribile, stabile, sempre uguale, così è pure l'anima. A volte noi abbiamo delle percezioni di questa realtà, ma non possiamo mai dire, ok, adesso ho capito. Perché? Eh, una realtà sempre in espansione e sempre più ricca, come quando i nostri sensi sono eh, tenebrati, non sono, ancora, non sono perfettamente attivi, abbiamo delle percezioni limitate fino a un certo punto, ma quando i nostri sensi, il nostro odorato si affina, il nostro gusto si affina, il nostro udito si assottiglia, la nostra vita si vista diventa più acuta, possiamo percepire delle, delle cose che prima non vedevamo. Così è la percezione dell'anima, della conoscenza dell'anima che è dotata di conoscenza, eternità e felicità. Quindi queste esperienze di conoscenza, felicità e eternità sono in crescita, in espansione. Così i devoti del Signore, dice sempre si il Padre nella spiegazione, per la sua misericordia sono in grado di vedere l'universo intero manifestato nella sua bocca. Quindi per la sua misericordia possiamo vedere sempre più. Verso 17. Certe volte Krishna leva un velo e Madre Yasoda semplicemente guardando nella bocca di Krishna ha visto l'universo. Questi sono i poteri inconcepibili. Anche la creazione è inconcepibile. Qui si parla prima nel verso precedente, come si forma, come è stato formato là il mare, i fiumi. Ma se noi ci pensiamo veramente, noi siamo abituati e non ce ne rendiamo conto. Ma la creazione è una cosa miracolosa, una cosa inconcepibile. Etere, l'aria, il fuoco, l'acqua, la terra. Guardiamo la Terra, è una sostanza inconcepibile. Noi possiamo toccarla, ma abbiamo dei sensi inconcepibili come sono formati. L'aria, l'aria è una presenza inconcepibile, pure è diffusa dappertutto, e noi attraverso quella respiriamo, e noi la respiriamo continuamente. Ma noi la prendiamo per, per cosa comune. Ma non è una cosa comune, è un miracolo: è una cosa inconcepibile. E anche l'acqua è una cosa inconcepibile: l'acqua scorre. La possiamo toccare, sfugge dalle mani. È aria più solida, si infila dappertutto. È difficile riparare l'acqua. Appena c'è la possibilità di perdere di che, a variare leggermente suo, la sua eh, orizzontalità, l'acqua scorre. Così l'aria si muove, entra dappertutto e l'etera è ancora più sottile porta il suono. Noi abbiamo i muri, ma a volte sentiamo i suoni al di là del muro. Lettere. Verso 16. Ti prego anche di descrivermi ciascuna delle divisioni. No, questo è già letto. Verso 17. Ti prego, istruiscimi sulle ere che si succedono nella creazione e sulla loro durata. Parlami anche delle attività che le diverse manifestazioni del Signore compiono durante le differenti ere. Spiegazione di Srila Prabhupada. Sri Krishna è l'originale persona, persona divina e tutte le manifestazioni del Signore Supremo, benché non siano differenti da Lui, sono emanazioni della Sua persona. Maharaja Pariksit interrogò Shukadeva Goswami, grande saggio ed erudito, sulle diverse attività compiute da queste manifestazioni divine affinché la loro autenticità potesse essere confermata nelle scritture rivelate proprio attraverso la loro, le loro attività. Maharaj Parishit non era uomo da farsi trasportare da semplici sentimenti. Non voleva accettare le manifestazioni del Signore alla leggera, ma piuttosto sulla base delle caratteristiche rivelate nelle scritture vediche e confermate da un'acaria come Succadevo Goswami. Il Signore discende in virtù della sua energia interna, senza esservi costretto dalle leggi della natura materiale. Perciò le sue azioni hanno un carattere meraviglioso e si trovano già menzionate nelle scritture. Dobbiamo sapere che il Signore e le sue attività sono completamente identici, perché tutti fanno parte dell'assoluto. Ascoltare il racconto di queste attività significa dunque trovarsi in contatto diretto col Signore. E questo contatto naturalmente ci purifica dalla contaminazione materiale. Abbiamo già trattato questo argomento nei primi capitoli di questo canto. Quando leggiamo lo Srimad Bhagavatam, abbiamo detto altre volte, bisogna visualizzare, bisogna leggere. E vedere cosa sta dicendo Sri su Sukadeva Goswami, o Sutta Goswami, o Maharaj Parikshit, o Brahma, o Nardamuni, o Maitreya, o Vidura, o tutte le altre personalità, Ambrisha Maharaj, eh, il re Nimi, il Shabadeva e così via. Il, Bra il Brahman di Avanti e tutte le altre grandi personalità che appaiono ai nostri occhi nella, 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 nel Nusirmat Bhagavatam. Ma oggi parisci, noi abbiamo sentito parlare delle, degli avatar e noi li accettiamo e siamo fortunati ad accettarlo. Però, per non essere trasportati da semplici sentimenti, Vogliamo anche conoscere meglio, vedere, quindi studiare, vedere le descrizioni e come ha fatto e come si è mosso. E non vedere una, uno schizzo, una forma quasi senza arti che svolge le attività dei passatempi, ma non vediamo veramente. Noi vogliamo vederla veramente. E infatti lo Srima Bhagavatam ci aiuta a sviluppare la meditazione e a visualizzare il Signore. Con le sue gote rosse, gli orecchini, gli orecchini che scintillano e si riflettono nella, nella, nella pelle lucida del Signore, delle sue gote, i suoi occhi sorridenti, il contorno dei suoi occhi, il contorno rosso dei suoi occhi, e così via, il suo sguardo sorridente, le sopracciglia arcuate, e così via. I ciuffi i riccioli di capelli neri scendono sulla sua fronte e sulle, sulle sue spalle, lunghi. E qui Marat Parishit non era un uomo da farsi trasportare da semplici sentimenti, ma voleva accettare le manifestazioni del Signore, non voleva accettare le manifestazioni del Signore alla leggera, ma piuttosto sulla base delle caratteristiche rivelate nelle scritture vediche confermate da una charia, si è propada, si fa vedere le, le manifestazioni del Signore, si fa vedere i passatempi, ci descrive le personalità, perché a volte noi leggiamo e non siamo capaci di ricavarne abbastanza, non siamo così attaccati a ricavare. E quindi sorvoliamo, proseguiamo. Ma l'amore di Sukadeva di Mareza Parishit, per queste informazioni, l'amore si propaga, e ce le rendono visibili. Ci addentrano, ci avvicinano. Come dice qui, ascoltare i racconti di questa attività significa, dunque, trovarsi in contatto diretto col Signore. Ascoltare, l'abbiamo sentito tante volte, ascoltare con attenzione. E questo contatto naturalmente ci purifica dalla contaminazione materiale. Lo Sema Bhagavat non ci fa sparire, le illusioni materiali. Abbiamo già trattato questo argomento nei primi capitoli di questo canto, verso 18. Spiegami anche quale deve essere la scelta religiosa comune a tutti gli uomini, e descrivimi i doveri religiosi propri di ogni occupazione, le divisioni della società in diversi ordini, specialmente quello dei dirigenti regali. I principi religiosi destinati a coloro che possono trovarsi nella sofferenza. Spiegazione l'occupazione spirituale comune a tutte le categorie di esseri umani è il servizio di devozione. Anche gli animali possono prendere parte al servizio di devozione offerto al Signore. Il migliore esempio è il Sri Vajrangaji o Hanuman, il grande devoto di Sri Rama. Come abbiamo già detto. Anche gli uomini primitivi e i cannibali possono prendere questa via se sono guidati da un autentico devoto del Signore. Lo Srimad Bhagavatam, lo Skanda Purana, riporta la storia di un cacciatore della giungla che, sotto la direzione di, Nar, di Sri Nardamuni, diventò un'anima perfettamente realizzata e abbandonata al Signore. Tutti gli esseri viventi senza distinzione possono dunque prendere parte al servizio d'amore offerto al Signore. È evidente che una scelta religiosa propria di una particolare cultura o di un particolare paese non può essere la religione comune di tutti gli esseri umani, ma il servizio di devozione è il principio comune e fondamentale della spiritualità. E anche se un ordine religioso non riconoscesse la supremazia di Dio, la persona suprema, i suoi adepti dovrebbero comunque sottomettersi alla disciplina stabilita dalla loro guida religiosa. Ma tale occasionale capo spirituale non potrebbe essere in alcun caso il capo supremo della fede, perché egli arriva alla sua posizione solo dopo dure austerità. Invece, come possiamo constatare nelle attività di Sri Krishna, il Signore Supremo non ha bisogno di sottomettersi a qualche tipo di disciplina per arrivare alla sua posizione di Capo Supremo. I doveri relativi alla, alle occupazioni di ogni Varna e di ogni ashram nell'ambito della società sono concepiti per soddisfare le necessità della vita e si basano sul fattore essenziale rappresentato dal servizio di devozione. La Bhagavad Gita insegna si può raggiungere la più alta perfezione dell'esistenza semplicemente consacrando al servizio del Signore i frutti delle azioni compiute per dovere. Coloro che osservano i principi del servizio devozionale non possono mai essere messi in difficoltà. Perciò non c'è questione di apad dharma, di vita spirituale caratterizzata dalla sofferenza. Come spiegherà più avanti Sri Lassukadeva Goswami, che è la più alta autorità in materia, non esiste religione all'infuori del servizio di devozione offerto al Signore, benché questo servizio possa presentare aspetti diversi. Maharaj Parikshit viveva in un tempo in cui ovviamente non c'erano le religioni di oggi. Le religioni di oggi, quindi nate in Kali Yuga imperfette, incomplete. Ma il principio base di ogni religione è quello dell'amore per Dio. E come si fa ad amare Dio se non lo servi? Servire Dio vuol dire seguire i suoi precetti. Ma ovviamente non dobbiamo confondere i precetti di Dio autentici con affermazioni di personalità del passato che credevano di parlare in nome di Dio. Perché ovviamente troviamo anche nella Bibbia, per esempio, delle affermazioni contrastanti. Alcuni dicono che Dio non vuole i sacrifici di sangue, vuole sacrifici di spirito, vuole il sentimento vero. Altri invece prescrivono i sacrifici. Anche i vedi prescrivono sacrifici, non c'è da scandalizzarsi se altre religioni prescrivono sacrifici. Ma in Kali Yuga i Vedas insegnano che è proibito offrire sacrifici, ad esempio, della mucca. Il Gomeda Yagna è proibito in Kali Yuga, non è praticabile. I sacrifici animali in Kali Yuga è meglio non compierli, perché praticamente okay, l'animale, la vittima sacrificata, Ovviamente raggiungerà, essendo vittima, cosa l'aspetta di là? L'aspetta un po' di paradiso, essendo vittima. Le vittime vanno in paradiso. E a volte invece gli animali, anche gli animali, sono varie personalità, personalità diverse. E tante volte si informa lo Srimad Bhagavatam, quarto canto, per quanto riguarda la storia del re Puranjana che quando lascia il corpo trova molti degli animali che lui ha fatto sacrificare per interesse personale, per ottenere benefici materiali, che lo aspettano di là, pronti a infilzarlo con corna, guzze dure come l'acciaio, zanne e artigli duri come l'acciaio per morderlo e graffiarlo. Quindi i sacrifici, se non sono compiuti nel modo adatto per dare beneficio all'anima, di quegli animali immolati, non porta beneficio, anzi condanna l'autore del sacrificio, colui che compie il sacrificio e colui che commissiona il sacrificio, come Maharaj Puranjana, e l'animale stesso ha la sofferenza. Quindi l'animale si vendica e poi gli altri partecipanti al sacrificio vanno all'inferno. Devono pagarlo come karma. Quindi in Kali Uga non ci sono condizioni sicure per mandare in paradiso diciamo, le anime degli animali immolati e quindi si va soggetti al karma. Noi non siamo in grado di giudicare se quell'anima di quell'animale andrà in forme di vita migliori, dopo il paradiso rinascerà in forma umana, come, come si informa nel Veda, oppure se dovrà soffrire, soffrirà anche dopo e quindi noi ci prenderemo carico, cioè chi lo fa dovrà prendersi carico di quella, di quella sofferenza. Questa vita e dopo questa vita e nelle prossime incarnazioni. Dopo questa vita intendo nell'aldilà, come corpo sottile e nelle reincarnazioni successive. Quindi è meglio astenersi dall'uccidere animali è meglio astenersi. Se uno fosse sicuro di farlo, potrebbe immolare animali e mangiarne la carne, ma è una cosa molto difficile, molto rischiosa. E tutti hanno paura di vedere scorrere il proprio sangue poi, hanno paura di operazioni, hanno paura di incidenti, hanno paura di farsi male, di rompersi le ossa, hanno paura di soffrire anche solo mentalmente, hanno paura di, di essere maltrattati, sgridati. Quindi per evitare karma di sofferenza a tutti i livelli, sottile, mentale, fisico o fisico, è meglio evitarlo. Qui c'è la storia, lo Skanda Purana ci riporta la storia di Mrigari. Mrigari significa, Mriga significa cervo, animale selvatico. Mrigari vuol dire nemico degli animali. Lui era un cacciatore, viveva nella foresta e di cosa viveva? Di radici e di animali che cacciava e manteneva la sua vita, la sua famiglia, in questo modo, come tutte le tribù, come tutti gli abitanti, eh, i popoli tribali. Noi sappiamo ancora che ci sono delle popolazioni tribali, o ci sono state, che quando si devono un animale ricevono eh, molte preghiere per pacificare l'anima di quell'animale. Questo per quanto riguarda i pelli rossi, eh, ci viene riportato per quanto riguarda la, la storia dei pelli rosse e poi molti popoli dell'Africa, del della, della, della Sud America, recitano molte preghiere, questo a parte della cultura vedica, per pacificare l'anima dell'animale ucciso. Molte preghiere, a volte piangono anche, fanno delle cerimonie per piangere, perché sono molto sensibili, sentono se l'animale è pacificato. E Brigari viveva nella foresta, quindi cosa faceva? Raccoglieva frutti selvatici, radici, erbe, si nutriva in questo modo e tante volte la caccia. Però aveva imparato, perché gli avevano insegnato, che tu puoi colpire un animale, molti animali lo fanno, anche cani e altri. Che tu puoi colpire un animale in modo non mortale e l'animale rimane immobile, paralizzato, agonizzante, perché ovviamente i popoli primitivi non hanno il frigorifero e quindi la carne, dopo un giorno, se non è trattata in un certo modo, deteriora, anche dopo un'ora, dopo qualche ora, comincia a deteriorarsi un corpo morto. Allora in questo modo lui lo colpiva e teneva in vita. E poi ogni tanto andava a raccoglierli perché anche non è garantito che ogni giorno, uno o ogni due o tre giorni, uno riesca a catturare un animale. Quindi, girando nel bosco, gli capitava di colpire: pam, colpiva uno, in un certo modo lo lasciava là. Oppure lo portava a casa, o lo lasciava, lo appendeva per tenerlo lontano da, dagli animali predatori. E poi andava a prenderlo. E Narda Muni, passeggiando, viaggiando per questa foresta. Ha visto questi animali vivi ma agonizzanti, cioè colpiti, non morti agonizzanti. E quindi ha cercato chi era l'autore di queste orribili azioni, di, queste, di questa sofferenza terribile. E incontra Mergari e gli dice: Chi è che fa questa attività? Dice, Io ho sempre fatto così. Mi dice: Ma perché fai se, queste attività così terribili? È meglio che lo uccidi subito, con un colpo. Dice, ma mi hanno insegnato a fare così. Io sempre ho fatto così. Mi hanno insegnato a fare così. In questo modo mantengo la mia famiglia, garantisco il mantenimento della mia famiglia. Nara Muni dice, è meglio colpirlo e ucciderlo subito, piuttosto. Ma non fare così. Tu già fai karma facendo e uccidendo, ma così fai molto più karma. Tu pensi che gli altri della tua famiglia sono disposti a pagare il karma insieme a te? Gli dici: Certo, guarda, io ti aspetto qui, vediamo se sono disposti. Vai, domandalo e torna. È andato a domandare, la storia è un po' lunga, però, appunto, dice: No, nessuno di loro era disposto. La moglie per un motivo, i figli per un altro motivo, i genitori anziani per un altro motivo. Tu devi mantenere, noi siamo anziani, tu sei, noi guarda, siamo quei con i figli, te. Vai, eh, pensaci te, fai tutto. E così via, varie risposte. E Narada Muni disse: Vedi, tu allora ti prendi questo karma pesante su di te solo. Sarai capace di portarlo, questo peso? Allora fai così: canta il nome del Signore, così ti purifichi da queste azioni. Quale nome? Canta il nome di Rama, il nome di Dio. Rama, Rama, l'attraente, colui che è infinitamente attraente il Signore attraente, Rama, la fonte del piacere, colui la fonte del diletto, colui che è piacevole, da guardare, da ascoltare, da conoscere. E però, dovuto alla sua attività colpevole, non riusciva a dire Rama. Allora Muni disse, allora va bene, tu sei uno che diffonde la morte, che uccide, di, canta il nome di Mara, Mara la morte. E allora ha cominciato Mara, 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 e Mara si legava a rama, diventava rama, rama e questa purificazione graduale lo ha portato a purificarsi completamente e a distaccarsi da quell'attività e il Signore provvedeva tutto a lui senza dover arrivare a fare quelle attività. Questa è la storia dello Skandapurana che sotto la direzione di un, di un saggio, di una persona di perfetta conoscenza come Nardamuni, gradualmente questa anima si è perfettamente realizzata e purificata, è avvicinata al Signore, abbandonata al Signore. Tutti possono prendere servizio, parte al servizio d'amore offerto al Signore, dice, qualsiasi religione siano, e basta che siano guidati. La Bhagavad Gita si insegna che noi possiamo sottomettersi gradualmente al Signore. Un modo è quello di compiere le attività, i nostri doveri, con le qualità che soddisfano il Signore. L'onestà, la veridicità e ovviamente, come dice il Mahabharata, una affermazione di Bhima, quando gli panda erano nella, nella foresta, Bhima dice, se tu fai sempre il buono, Fai solo il buono, gli altri ti mangiano in testa. Allora è anche vero che essere buoni non bisogna essere come il contrappasso del buono: è una parola che non è bello dirlo, ma fesso nel senso, lo diciamo semplicemente per. Siamo giustificati nel mi giustifico nel dirlo, per dare un senso di eh, comprensione comune, diffusa, la lingua comune. Troppo buoni no, ma eh, buoni per soddisfare il Signore. Ovviamente bisogna anche tutelarsi. Allora, compiere il proprio dovere con la bontà, l'onestà, la disponibilità, dare l'esempio agli altri. Però ovviamente non bisogna nemmeno farsi approfittare. E... Quindi soddisfare compiere il proprio dovere per soddisfare il Signore. E se uno riesce a dare anche almeno una parte del proprio, del proprio lavoro al Signore, può contribuire in qualche modo alle attività spirituali, in questo modo si mantiene anche collegato, anche materialmente, anche fisicamente al Signore. Compie una parte di servizio e di devozione. Il servizio e di devozione si compie in vari modi. Shravana inizia con l'ascolto, Kirtana, col parlare. Di ciò che riguarda il Signore col pensare, riflettere, ricordare le attività del Signore, shravana, kirtana, smarna, sevana, puoi servire il Signore, i suoi devoti, compiere attività collegate al Signore, dare una parte della propria energia fisica, mentale, la parola o, o la propria anche economia, quello che uno può, può contribuire a mantenere dei collegamenti col Signore. Ogni religione è nata in un particolare ambiente, un particolare tempo, e per una particolare mentalità umana. E ovviamente Marazzi Parik si domanda qual è la religione adatta per tutti. Se è preoccupato lo spiega. L'occupazione spirituale comune per tutti è il servizio di devozione. Quindi la religione, qualsiasi religione, deve, deve insegnare. Il servizio di devozione. Qualcuno, per servizio di devozione alla sua religione, al suo Dio, uccide gli animali per seguire le tradizioni. Ma, come dice qui, in questo capitolo, alcuni le si attengono alle tradizioni, ma in realtà la conoscenza suprema non si attiene solo alle tradizioni, ma alla comprensione del perché di quelle tradizioni. E una conoscenza superiore può far abbandonare alcune tradizioni e accoglierne e accettarne altre superiori. Non bisogna rimanere legati allo stesso livello, perché non siamo tutti allo stesso livello. I Veda danno istruzioni per i Varna e gli Ashrama, per i vari tipi di mentalità e di attitudine fisica e mentale e per le varie tappe della vita sociale. Sposato, rinunciante, e colui che si distacca e si prepara a lasciare questo mondo. E, e poi varie filosofie, varie, varie tappe. Così dire che esiste una sola religione è imperfetto e errato addirittura. Verso 19. anche se qui dice che ogni adepto dovrebbe comunque sottomettersi alla disciplina stabilita dalla loro guida religiosa. Ma tale guida occasionale non deve essere uno che diciamo, pensa di essere Dio nei suoi insegnamenti e non permette sviluppo, perché il Signore Supremo non ha bisogno di fare delle tappe di evoluzione per eh, trasmettere i suoi insegnamenti, perché lui è completo fin dall'inizio e la sua parola è perfetta e noi dobbiamo cercare questa parola perfetta e la perfezione della conoscenza è nei veda. La perfezione della conoscenza è la realizzazione spirituale e la perfezione della realizzazione spirituale è quella di conoscere Dio così com'è. Quindi dobbiamo sempre cercare L'evoluzione spirituale, l'evoluzione religiosa. Si deve essere permesso e avere la fortuna di incontrare questa fonte di conoscenza, come l'abbiamo avuta noi in quest'epoca, grazie ai libri si Avrupada. Verso 19: "Abi la bontà di spiegarmi tutto ciò che riguarda i principi elementari della creazione, il loro numero, la loro origine e il loro sviluppo. E inoltre la via del servizio di devozione e quella che permette di acquisire poteri soprannaturali. Verso 20. Quali sono le perfezioni raggiunte dai grandi yoghi e qual è la loro realizzazione più elevata? In che modo lo yogi perfetto giunge a distaccarsi dal corpo astrale? Qual è l'insegnamento essenziale di tutte le scritture vediche, compreso il supplemento del Purana e la parte storica rappresentata dagli Itihasa? Spiegazione di Srila Prabhupada. Lo Yogeshvara, colui che possiede poteri soprannaturali, può compiere otto tipi di imprese meravigliose, come diventare più piccolo di un atomo o più leggero di una piuma, procurarsi tutto ciò che desidera o recarsi in qualsiasi luogo a suo piacere, creare un pianeta nello spazio, eccetera. Esistono numerosi Yogeshvara. Che hanno questi poteri soprannaturali, ma Shiva è il più grande di tutti. Shiva è il più grande degli yogi e i suoi miracoli superano di gran lunga la capacità degli esseri di questo mondo. Il devoto del Signore, benché non segua direttamente la via che permette di acquisire poteri soprannaturali, potrà, per la misericordia del Signore Supremo, superare anche uno Yogeshwara potente come Durvasa Muni. Queste attaccolite con Maharaja Ambarisha per mostrare le meravigliose prodezze che i suoi poteri soprannaturali gli permettevano di compiere. Maharaja Ambarisha, Ambarisha era un pur devoto del Signore, e senza dover fare neppure il minimo sforzo fu salvato dal Signore, che lo protesse dalla collera dello Yogeshwara Durvasamuni, il quale fu costretto dal Signore a implorare il perdono del re. Similmente, quando Draupadi venne a trovarsi in una situazione difficile di fronte ai Kuru, che volevano spogliarla in presenza di tutta la corte reale, fu protetta dal Signore che per salvarla da questo affronto diede al Saridi che Draupadi indossava una lunghezza illimitata. Eppure Draupadi non era mai stata consapevole di possedere qualche potere soprannaturale. Così... Anche i devoti, grazie alla potenza illimitata del Signore, diventano Yogeshwara, proprio come un bambino beneficia della potenza dei suoi genitori. In realtà, la sicurezza di un bambino è assicurata dai genitori, perciò il bambino non ha bisogno di cercare altrove la sua protezione. Maharaja Parikshit chiese a Sukadeva Goswami, il saggio Brahmana, di rivelargli la più alta perfezione che i grandi yoghi possono raggiungere, e volle sapere anche se gli straordinari poteri degli yoghi erano il frutto dei loro sforzi o se li ricevevano per la misericordia del Signore. Lo interrogò inoltre sul procedimento che gli yoghi adottano per distaccarsi dal corpo materiale grossolano e sottile, e gli chiese infine di rivelargli lo scopo e l'essenza della conoscenza vedica. La Bhagavad Gita 15,15 insegna a questo proposito che il fine di tutti vede è conoscere Dio e impegnarsi nel suo trascendentale servizio d'amore. Come si staccano gli yoghi dal corpo sottile, grossolano e sottile? C'è una scrittura tibetana, eh, il libro tibetano dei morti, attraversa il bardo, attraversando il Bardo, che dice. Quali sono le tappe del morente, l'esperienza del morente? Le tappe che attraversa le percezioni fisiche e poi mentali. Quando perde la, quando perde la percezione dei sensi, ciò che vede attraverso il corpo sottile. Quindi quando abbandona la terra, il corpo di terra. Dopo la terra cosa c'è? C'è l'acqua. Quindi sperimenta qualcosa come il liquido, diventa più sottile. Poi c'è il fuoco. Il fuoco cosa emette? Fumo. Poi il fumo cos'è? Aria. Il fuoco è aria calda e il fumo è aria. Quando si purifica, questo diventa aria e poi etere. E poi c'è la mente, quindi le visioni mentali. La contaminazione mentale della mente di quel momento, accumulata o accumulata, e poi c'è l'intelligenza, che è più sottile, e poi c'è l'ego, l'ego falso che è dimentico della sua natura, quindi si viene portati molto lontani dalla nostra identificazione fisica. E questo è spiegato al nostro Rimad Bhagavatam. L Abbiamo già visto nel primo canto quando Marat Parikshit eh, lasciò il corpo, decise lasciare il corpo e quindi fuse i vari sensi nella terra, nell'acqua, nell nel fuoco, nell'etere, nell'aria, nell'etere, nella mente, nell'intelligenza nell nel falso ego e così via. E, è spiegato nel Bhagavatam e Marat Parikshit perché lo Srimad Bhagavatam. Non è nel primo canto, nel primo canto non c'è tutto quello che avviene poi, ma saggiamente Via Sedeva l'ha disposto in modo da prepararsi, da darci una parte della conoscenza, ma non siamo neanche in grado e preparati, pronti ancora ad acquisirla tutta, ma ci fornisce le basi per arrivare a sviluppare la conoscenza completa. Dei poteri mistici si parla nel Bhagavatam, mi sembra nell'undicesimo canto, proprio Krishna insegna quali sono le percezioni da realizzare, come le conquiste, le tappe, le percezioni, le comprensioni, sono realizzazioni proprio da conquistare per arrivare a sviluppare i vari poteri mistici questi otto poteri mistici, o altri, come sentire quello che si dice lontano, vedere le cose lontane e così via. E... C'è l'esempio di Maharajan Ambarisha, che era un pur devoto, era un re, un shatria, però era così. Puro nelle sue intenzioni, usava ogni parte delle sue funzioni fisiche e sensoriali per rimanere collegato col Signore. Lui stava facendo un digiuno di un anno, osservando tutte le kadashi. Le kadashi preparatorie durano circa tre giorni e quindi stava digiunando. E per varie storie lo stanno spiegando in questi giorni, lo stanno spiegando i devoti nel sesto canto, quando si parla di Maharaj Parikshit nelle lezioni del Bhagavatam quotidiane mattutine stanno raccontando questa storia e Durvasa per manifestare il suo potere essendo uno Yogeshwara uno grande eh, yogi mistico ricco, dotato di tutti i poteri mistici più grandi per mostrare questo potere aveva strappato una ciocca dai suoi capelli e buttata in terra aveva fatto sorgere un essere potente, mostruoso, un demone potente, che avrebbe dovuto uccidere Durvasamuni immediatamente. Ma il Signore è intervenuto in sua protezione, Durvasamuni non ha fatto niente, ma essendo puro aveva il potere mistico garantito dal Signore. Perché qui dice, Maradze eh, Parishit dice una spiegazione su che eh, vuole sapere anche questi poteri mistici come vengono ottenuti queste realizzazioni e se li ricevono per la misericordia del Signore. Ecco, il Signore aveva garantito a, a Marajan Parisha questo potere. Praticamente, la parola di Marajan Parisha è stata protetta, le azioni di Marajan Parisha sono state protette, e ha manifestato questo potere così grande che Durvasamuni ha dovuto fuggire, il demone è stato distrutto, e, Marajan, e Durvasamuni è dovuto scappare, ha girato perfino nel mondo spirituale, è stato sul pianeta di, di Vishnu, che è un mondo spirituale in questo universo, per chiedergli protezione. E Vishnu ha detto, non posso fare niente io, tu hai fatto un'offesa a un devoto puro, un mio caro devoto, tu devi chiedere perdono a lui. Allora è stato protetto Durvasamuni solo quando è tornato da Maraja Ambarisha. Ha sottomesso il suo ego, ha rinnegato il suo ego e ha chiesto perdono a Marajan Bariscia. E Marazian Bariscia, completamente distaccato da ogni falso prestigio, ha detto io non so niente a perdonarti, comunque se può servire, sicuramente hai il mio perdono. Quindi i devoti, dice qui il Padre, non sono interessati, a non si dedicano, a Sviluppare questi poteri, anche se sono spiegati non sembra il in primo canto, È un, nel, mi sembra l'undicesimo canto, e lì possiamo studiarli, applicarci. Ma il devoto, quando si dedica alla conoscenza e a tenersi collegato al Signore, si purifica e si qualifica, e allora ci pensa il Signore a proteggere la sua parola e le parole del devoto si avverano se sono dette si sono dette specialmente per il bene degli altri e non per rabbia. E noi preghiamo il Signore che non ascolti le nostre parole di rabbia, ma che siamo perdonati noi e coloro che magari vengono colpiti dalle nostre parole di rabbia. Non dobbiamo avere parole di rabbia e di maledizione. Questo non soddisfa il devoto, veramente. Verso 21. Ti prego, spiegami come gli esseri viventi sono generati, mantenuti in vita e infine annientati. Insegnami anche i principi favorevoli e sfavorevoli alla pratica del servizio di devozione offerto al Signore. Parlami dei riti vedici e delle ingiunzioni relative ai riti vedici supplementari. Quali sono le vie della religione, dell'acquisizione di ricchezze e del piacere dei sensi? Ora ci fermiamo qui. Ho letto questo verso, ma lo riprendiamo la prossima volta per la grazia del Signore. Ora, se possibile, do un'occhiata, uno sguardo per vedere se ci sono commenti di devoti. Grazie ai devoti, agli ascoltatori e Shabrapada e tutti i devoti di Vila Vrindavana. Grantarad Srimad Bhagavatam ki jaya, Srila Prabhupada ki è Divinità di Vila Vrindavana, che sono riposo ora, ki jaya, Hare Krishna.